Francesco Monte ha provato a tradire Cecilia? Parla un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Francesco Monte ha mai tradito Cecilia Rodriguez? La rivelazione dell'ex corteggiatrice Angela. A distanza di settimane dalla rottura con Cecilia Rodriguez, continuano a spuntare segnalazioni sulla presunta infedeltà di Francesco Monte. Nonostante la sorella di Belen e l'ex tronista di Uomini e Donne abbiano sempre negato i vari tradimenti, nelle ultime ore è venuta fuori un'interessante confessione. Quella di Angela, un'ex corteggiatrice del trono Ragazzi e Ragazze che ha rivelato di aver avuto delle avance dall'ex fidanzato di Teresa Anna Pugliese. Come riporta Isaichia, la ragazza ha fatto delle scomode dichiarazioni sulla pagina Facebook dell'opinionista di Forum Turchese Baracchi. Angela ha fatto sapere di essere uscita con il tarantino durante la storia con Teresa Anna e che Monte ci ha poi riprovato anni dopo quando già stava con Cecilia. La confessione di Angela su Francesco Monte. Una sera del 2013 andai in un ristorante insieme a degli amici e mi presentarono Monte. Io ero uscita da poco da Uomini e Donne e da lì abbiamo iniziato a frequentarci e a uscire. Premetto, io non sapevo che lui si frequentasse ancora con Teresa Anna. Francesco è bellissimo, è simpaticissimo però, insomma, uno stinco di santo non è e ho avuto due occasioni per capirlo, la prima è che lui stava ancora con Teresa Anna, in quel periodo. Non è vero che lui si era lasciato e credo che non le abbia fatto piacere vedere le nostre foto insieme sui giornali, anzi mi dispiace, ha dichiarato Angela, che ha puntualizzato di aver baciato Francesco quando quest'ultimo era ancora fidanzato a sua insaputa. Con Teresa Anna. Ma la storia non sarebbe finita qui perché, come confessato dalla giovane, Francesco Monte ci avrebbe provato pure durante la relazione con Cecilia Rodriguez. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, la storia continua. Quando Francesco stava con Cecilia Rodriguez, l'ho rivisto a questa cena con amici a Villa Brasini. Che dire, mi si è riattaccato come un polipo. Mi ha richiesto il numero di telefono perché lo aveva perso, ci siamo scambiati il numero, da lì abbiamo iniziato a risentirci nonostante fosse fidanzato con Cecilia. Io ho mantenuto le distanze, altrimenti ci sarei uscita quando volevo, ha fatto sapere Angela. Io avevo delle conoscenze in ambito cinematografico che a lui interessavano molto, delle persone che avevano appena fatto un film molto importante e quindi voleva introdursi. Io penso che lui sia una persona a rivista, ha precisato l'ex corteggiatrice. Sarà vero?